Gentili telespettatori di Cilento Channel, ci siamo. Appuntamento con la rubrica dedicata all'economia e, come di consueto, salutiamo il direttore della BCC di Aquara, Antonio Marino. Ciao, buongiorno, direttore. Buongiorno a voi. Allora, tutto bene? La settimana com'è andata, direttore? Sei soddisfatto? Sì. Tra l'altro oggi è già mercoledì, quindi siamo già in una fase avanzata della settimana successiva, però devo dire che la settimana scorsa si è chiusa con tre importanti eventi della nostra banca. Uno è che alcuni ragazzi nostri sono andati a un corso importante sulle carte di credito, sulla monetica in generale a Firenze, promosso dalla Nexi, che è una delle aziende più grosse che abbiamo oggi in Europa, e quindi ci siamo acculturati, ecco, sulla monetica, sulle novità, su queste cose. Poi c'è stata BCC Giovani, che l'associazione BCC Aquara Giovani, che sabato è andata in visita a Villa d'Ayala, a Valva, e poi al Borgo di Ospitalità Diffusa di Quaglietta, a Oliveto Citra, insomma nella Valle del Sele, nella parte nord della Valle del Sele. E insomma è stata anche una bellissima esperienza, perché poi questi giovani vanno cementando questa amicizia tra loro e quindi diventano sempre più propositivi anche verso la banca. Certo, è un motivo anche di aggregazione, no? Sì, è fondamentale l'aggregazione tra i giovani. Poi diciamo che il nostro impegno con la Salernitana continua, adesso sulle televisioni locali continuiamo a parlarne quasi sempre, insomma, no? E andiamo avanti, insomma, anche perché è vero che la Salernitana ancora ha solo un punto, però noi continuiamo con questa iniziativa del conto Granata, che anche Luca Fusco, come vedete, il giorno di San Matteo, 21 settembre, è stato il primo sottoscrittore di questo conto, e quindi adesso contiamo di aprire lo stesso conto anche a Ribéry, penso nella settimana prossima, e andiamo avanti, insomma, con questa collaborazione tra noi e la Salernitana Calcio, sperando che facciamo qualche punto d'ora in avanti, altrimenti si mette male. Certo, assolutamente, bisogna insomma rimboccarsi le maniche e fare uscire fuori lo spirito salernitano, ecco, lo stesso spirito che ci contraddistingue. Una banca, no? Prettamente salernitana, abbiamo 16 filiali tutte in provincia di Salerno, e quindi siamo salernitani dentro proprio, no? Ci teniamo la nostra squadra, come è giusto che sia. Tra l'altro devo dire che l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, questa sponsorizzazione, quindi andiamo avanti e auguriamo alla Salernitana tutto il bene possibile. D'altronde poi una banca locale come la nostra, se non si impegna nelle cose locali, nelle iniziative locali, non ha senso, insomma. Quindi è giusto che una banca locale come la nostra si occupi delle cose che ci sono più vicine, e queste sono quelle più vicine, come pure visitare Villa d'Ayala a Valva è stato un gesto di attenzione verso quelle che sono le perle, diciamo così, tra virgolette, le perle turistiche della nostra zona. Ecco, mi faceva piacere da parte tua fare una piccola parentesi sulla notizia della settimana nella nostra provincia di Salerno, ovvero la statua dedicata alla spigolatrice a Sapri, che ha suscitato notevole interesse dal punto di vista mediatico, delle considerazioni di politici e non. Tu che cosa ne pensi? Ma io penso che intanto la statua è bella, perché da quello che ho visto dalle foto sui giornali, mi sembra una bella. Poi si può discutere se era il caso di farla, di dargli un'immagine più contadina o più, diciamo, contadina di un tempo o contadina di oggi, perché anche oggi tante giovani vanno in campagna e vanno se non con quegli abiti antichi di una volta, insomma. No, tra l'altro, mi sembra una discussione sterile questa che c'è, perché in fondo fino ad oggi nessuno si è mai occupato
della spigolatrice di Sapri più di tanto, insomma, no, sono reminiscenze nostre scolastiche. D'altronde nessuno ha mai detto che ci mancava una statua a Sapri. Poi che la statua sia venuta che piace a qualcuno più che a qualche altro, conta poco, però sul fatto di essere, diciamo, in abiti succinti, non lo so, ma così, se, utilizzando lo stesso metro, dovremmo dire che ne so, che dobbiamo coprire i bronzi di Riace o che dobbiamo coprire il Davide di Donatello a Firenze e cose simili, insomma, no. Ma l'arte si è espressa sempre così, liberamente. Poi andare a coartare anche gli artisti, allora vuol dire che è la fine, insomma, è la dittatura. Assolutamente d'accordo. Senti, ma per quanto riguarda invece l'aumento dell'energia elettrica, ieri abbiamo avuto notizia ufficiale, insomma, che ci sarà questo aumento. Che cosa capiterà nelle famiglie, secondo te? Ma capiterà che ci sarà un ulteriore impoverimento delle famiglie, questo è poco ma sicuro, però il tema non è un tema italiano, purtroppo, è un tema sovranazionale. Oggi la Russia, che ci fornisce il massimo del gas, la maggior parte del gas che consumiamo, ha triplicato i suoi costi, insomma, la Cina oggi, parliamoci chiaro, è in atto tra le grandi potenze economiche mondiali una guerra commerciale, e noi purtroppo siamo solo spettatori, anche perché non abbiamo una politica industriale, abbiamo vissuto sempre a rimorchio, non siamo mai diventati, come devo dire, motrici in alcuni settori. Siamo oggi attenti osservatori di una guerra commerciale più grande di noi, dove queste grandi potenze si fronteggiano nella macroeconomia, e quindi noi possiamo farci poco. L'unica cosa però è che sull'energia, con tutto il sole che abbiamo noi qua, potevamo essere più autosufficienti anziché dipendere dal gas altrui o dal carbone altrui o da altre cose, insomma, no? Infatti lo Stato dovrebbe investire di più nelle risorse sostenibili, come si dice, l'energia verde, no? Ecco, l'energia questa era l'energia alternativa. E infatti questa era la prossima domanda che volevo farti. Tu sei, insomma, speranzoso nella possibilità che questi costi dell'energia verde, insomma, diminuiranno nel prossimo futuro, perché si parla tanto di energia sostenibile, però vai a comprare una macchina elettrica e ti costa un capitale, insomma, non c'è grande possibilità e, diciamo, attenzione e voglia di acquistare un'auto che ancora ha dei prezzi esorbitanti. Ma io anziché fare i bonus e contro bonus e tutte queste altre cose, io farei detrarre dall'imponibile delle tasse di ciascuno quello che spende per l'economia verde, insomma, no? Cioè tutti gli investimenti per ridurre il consumo di energie che viene da fuori, insomma, gas, eccetera. Chi fa un impianto eolico, chi fa un impianto fotovoltaico, le detrarrei dalle tasse, insomma, sarebbe la cosa migliore. E invece per quanto riguarda il fotovoltaico, quindi l'energia elettrica che si produce sui tetti delle case, che cosa ne sai, nel senso che funziona veramente? E anche qui i costi... Funziona, sì, però il tema è sempre lo stesso, che in effetti se l'impianto fotovoltaico che tu metti sulla casa, no, diventa autosufficiente per la tua casa, non è che tu non paghi più all'Enel, le paghi lo stesso. Cioè se all'Enel le pagavi 100, oggi si riduce a 75, ma non è che si azzera. Anche se tu non consumi energia elettrica, quella che viene da fuori, usi la tua, quella che produci tu dal tetto, no? Certo. Purtroppo si riduce di poco. Io l'ho visto pure qua sulla banca, noi siamo autosufficienti con il fotovoltaico che abbiamo, però si è abbassata di poco la bolletta, non è che si sia abbassata significativamente. Insomma. A fronte di un investimento abbastanza... Di un investimento anche significativo, quindi in effetti... E dobbiamo incidere qua, dobbiamo rendere conveniente, ancora più conveniente, produrre energia in autonomia, e quindi utilizzando la leva fiscale, non c'è altra soluzione. È, certo, quella più accattivante che abbiamo, insomma, no? Chiaro.
Bene, direttore, ci saranno delle novità in settimana, se vogliamo anticiparle oppure le rimandiamo alla prossima puntata. No, no, lo stiamo anticipando. Noi stiamo in questa sera, nella prima quindicina di ottobre, vedranno la luce due iniziative che noi faremo con l'Università di Salerno, due iniziative importantissime e che quindi poi al momento opportuno daremo anche i dettagli, però sono due iniziative importantissime e ci fa piacere farle con l'Università di Salerno, con cui abbiamo già altre iniziative fatte nel passato. Sono fiducioso che saranno due ottime cose, poi vedrete. Molto la bene. La cosa importante che ci tengo a sottolineare è che la nostra banca non è piegata su se stessa, no? Ogni giorno produce qualche iniziativa in vari settori, in vari campi, ma perché? Per mostrare quella vivacità che serve per una banca locale, per mostrare quel dinamismo che serve ad una banca locale, e che questo dinamismo lo vogliamo trasmettere a tutti i nostri soci e clienti, perché se tutti diventiamo più dinamici, se tutti mettiamo un po' più di verve, l'Italia ce la può fare. Bellissimo finale, bellissima conclusione. Grazie come sempre per essere stato con noi, direttore. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci.